sterminato il ciclone che si è abbattuto sull'isola dei famosi, continua a tirare una bruttissima aria a Mediaset, stando alle indiscrezioni di oggi. Questa volta, però, il nemico non è da ritrovarsi in una casa di produzione esterna, ma nella stessa Mediaset. Pare che non sia finita l'eterna diatriba tra Federica Panicucci e Barbara D'Urso e, secondo le chicche dello storico settimanale, la motivazione è proprio da ricercarsi nella perenne rivalità che c'è tra la signora del mattino e la regina del pomeriggio e della domenica di Mediaset. Proprio come è successo per l'Isola dei Famosi, Mattino 5 deve dedicare la sua fascia quotidiana anche al Grande Fratello, una circostanza che però non farebbe piacere alla Panicucci, che avrebbe chiesto di essere esonerata dal farlo. Dai piani di alti di Mediaset hanno tuonato un secco no. Del Grande Fratello se ne deve parlare come, anche perché sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolti e menzioni sui social. Ecco cosa scrive il settimanale. Si mormora che Federica Panicucci abbia chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata nel dedicare spazio al GF nel suo Mattino 5. La conduttrice, che sembrerebbe essere sempre in competizione con la collega Barbara D'Urso, avrebbe però ricevuto un secco rifiuto e sarebbe stata quindi obbligata a commentare le vicende dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d'Italia. Sono anni che si parla della forte rivalità che c'è tra le due conduttrici. Lo scorso dicembre, la D'Urso è stata intervistata proprio da Oggi e al settimanale ha negato qualsiasi screzio con lei. Se così fosse, non capirei davvero il perché. Eppure già Platinette in una intervista per fanpage.it dichiarava che le due non si salutavano neanche tra i corridoi. Di questo dualismo se ne parla sin dal 2012, sono passati 6 anni e nulla sembra essere davvero cambiato. Ed arriva nel pomeriggio la smentita di Federica Panicucci attraverso una Instagram Stories che mostra proprio il trafiletto di oggi. Fake news. Ormai non sanno più cosa inventarsi. E l'eterno gioco del gossip. Le indiscrezioni si rincorrono, vengono pubblicate e poi i diretti interessati smentiscono. Ma c'è davvero un fondo di verità dietro questa rivalità che appare spesso conclamata? È davvero solo una leggenda metropolitana? Chi se ne frega?